Buongiorno a tutti, bentrovati, bentrovatissimi finalmente. Siamo tornati in diretta, anche se l'ultima diretta l'ho fatta proprio questa settimana, quindi non è che proprio sono stata cattiva stavolta, devo dire, anzi, sono stata molto brava. Ma torno qui perché a grande richiesta mi avete chiesto, scusate il gioco di parole, di commentare gli esercizi di Tashkent. E quindi ho detto, non posso dire di no. Ai ragazzi, e sono qui per questo. Allora, intanto vi saluto a tutti. Ciao Chiara, ciao Samuel. Oh, oggi c'è anche Samuel, così almeno possiamo commentare insieme gli esercizi. Ciao Giorgia, Francesca. Dai, aspetto che vi connettete un pochino. Nel frattempo, niente, vi dico che ieri c'è stata la Serie A. Oh, ecco, è arrivata anche la nostra esperta. C'è stata la Serie A che ho commentato su 9 e non so chi di voi l'ha guardato, ha guardato la diretta, se vi è piaciuta. Mi piacerebbe sapere un po' da voi com'è andata, se vi è piaciuto, che cosa ne pensate, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto ciao Adriana e ciao anche a Serena e ciao anche a Blossom2606. Non so se è il tuo nome o no. Grazie Samuel. Ecco, vedi, mi hai già risposto. Ti è piaciuto il commento? Sono molto contenta perché comunque la World Cup di Sofia l'avevo commentata da Roma in studio, mentre questa volta eravamo sul campo, quindi più rumori, più distrazioni, più tutto. Però anche più bello vedere la gara direttamente a bordo pedana rispetto a commentare da uno studio sicuramente, però pro e contro di tutto. Allora, Francesca mi dice molto bella, penso alla diretta. Buon pomeriggio anche a Samuela. Potresti salvare la live, forse non riesco a rimanere per tutto il tempo. Sì, la salvo. Anzi, non lo so, perché vi dico sempre no, non lo so, poi magari a volte la salvo, a volte no, dipende. Non sono molto per il salvataggio live, non so perché. Ho sempre l'idea che la live debba essere qualcosa di al momento, non so come dire, capito? Non so se mi sono spiegata esattamente, però comunque ragazzi, comunque sono contenta. Mi state vedendo per caso? Tutto ok? Perché ho visto andare via, tornare. No, ok, perfetto. Niente, niente, mi sono spaventata da sola. Sembrava fosse andato via tutto, invece no. Vabbè, niente. Come non detto. Che dire, che dire. Cosa mi raccontate voi? Ah, per me sei la commentatrice italiana per la ritmica migliore. Parla una che ha vissuto la Giannino Fusco, la donna che commentava i mondiali di Madrid e Ginevra 2001. Ti ringrazio moltissimo. Vi ringrazio tanto per questi feedback che mi date a livello di appunto di come si chiama? Feedback che mi date a livello di commento, perché per me è molto importante, ok? Perché a me piace molto commentare. Orsu salva, please. Fate morire. A me piace molto commentare, ma per me è anche importante farlo nel modo giusto, ovvero arrivare a chi mi ascolta, no? Cercare di spiegare, cercare di far entrare le persone in quello che in quella che è la ginnastica ritmica, in quella che è la gara, in quello che è il tutto. Quindi grazie mille per i feedback e ogni volta che c'è grazie anche a Samuela, una live o comunque un commento di qualche gara, mi raccomando, scrivetemi, non fatevi problemi. È da un po' che non pubblico un video su YouTube, è vero, ma ci sono tante cose in ballo. Sto veramente lavorando su progetti che riguardano la ginnastica enormi e quindi faccio un po' più fatica a fare video, montarli, eccetera, eccetera. Anche il mio ragazzo è abbastanza impegnato, quindi non è semplice, però tornerò con video molto interessanti. Sono dell'idea di fare meno video, ma di qualità, di sostanza, ok? Quindi tutti i video che pubblicherò saranno video come si deve. Bando alle ciance, andiamo. Mi ricordi, sebbene con le dovute differenze, al Modena, hai però un taglio più da giudice. Sì. Tra l'altro siamo molto amiche al Modena e sì, Almu non è una giudice, ha fatto un'altra carriera, lei è una pazzesca attrice che io assolutamente non sono.
e quindi abbiamo caratteristiche diverse, però assolutamente amo il suo commento, a prescindere dal fatto che non sia poi esattamente in giuria, magari, o comunque dentro le giurie. Davvero brava a spiegare anche a chi non conosce la ritmica e il codice, spieghi tutto, bravissima. Grazie mille, Francesca. Ok, sono molto contenta di quello che mi state dicendo. La mia autostima si è alzata tantissimo, grazie a voi. Mi avete reso una persona contenta. A parte gli scherzi, andiamo subito a commentare. Allora, vi ho chiesto su Instagram quali sono gli esercizi che avreste voluto commentare insieme. Adesso capiamo un attimo se guardare ogni cosa, cioè ogni difficoltà, ogni cosa che c'è, oppure magari spiegarli in maniera un pochino più generica. Io farei così. Lo guardiamo dall'inizio e lo fermo in modo tale da riuscire a magari ne guardiamo meno, cioè non è che ne guardiamo 20 per dire, no? Poi magari guardiamo un esercizio, lo guardiamo tutto dall'inizio alla fine, ok? Poi ripartiamo da capo e vi dico esattamente ogni cosa che succede, quanto vale e perché, ok? Direi che questo è un buon metodo, a mio parere, a mio giudizio. Allora, facciamo il solito cambio di scena, che, del quale non vado orgogliosa, ma è l'unico che so fare. Quindi da qui adesso io vado tac e tac. In 2019 help Ok, secure. il primo esercizio che mi avete chiesto di commentare è il cerchio di Salos, che non mi ricordo assolutamente quando passa. Però questo lo volevo commentare con voi. Sicuramente partiranno pubblicità, partirà qualsiasi cosa. Più specifica preferibilmente, sì, assolutamente. E adesso vediamo di... No, questa non ci interessa. Allora, partiamo dal cerchio di Salos che mi avete chiesto. Vediamo, eccola qui. Allora, andiamo, ce lo guardiamo prima una volta dall'inizio alla fine. E poi ripartiamo da capo e analizziamo. Yesterday, combination that's Come already sempre, secured sufficient ditemi se competitive l'audio. Questo è il places massimo at the dell'audio. Olympic Games. Dispiace. Anastasia Salos, third strongest in qualification with 25. She performed so well in Sofia, getting a silver medal. Partendo dal presupposto che qualcosina ha saltato, probabilmente, qualcuno mi dice, sì, ovviamente, anzi, sicuramente, qualcuno dice il cerchio migliore del 2021, Salos del mio cuore, beh, anche a me piace tantissimo. Intanto saluto anche Anna, che si è connessa, Katia, eccetera, eccetera, e Giorgia, eccetera, eccetera. Bene, partiamo da capo adesso, andiamo a vedere un po' che cosa succede in questo cerchio. D'accordo? Allora. Dunque. Competition yesterday. Andiamo a Combination that's analizzare already ogni cosa. Prendete secured carta e penna. sufficient individual Andiamo a places vedere tutto. at the Olympic Games. Praticamente faremo le difficoltà, quindi vi cercherò di spiegare sia a livello di corpo che a livello d'attrezzo che cosa fa la ginnasta in pedana. Quello che vi dico io potrebbe essere diverso da quello che è poi è stato il risultato in gara, perché? Perché intanto la giudice non ha la pausa e quindi deve guardare l'esercizio
mentre lo fa la ginnasta. Entrano in gioco tante altre cose, poi ovviamente in giuria ci si confronta anche con l'altra giudice che si ha a fianco, eccetera, eccetera. E poi posso sbagliare, assolutamente, mi metto in discussione per prima. Ciao Adele, andiamo. Anastasia Salas, third strongest in qualification with 25. She performed so. Allora, questa è già una prima maestria di trasmissione dal collo al piede, 0,30. Aspetta, Well, in Sofia, getting a silver medal scusate, at age 25. She performed so well maestria di in Sofia, trasmissione. getting a silver medal. Altra maestria, qui direi che è un piccolo lancio senza mani fuori dal campo o comunque su rotazione, quindi un altro 0,20. Però attenzione, adesso che mi viene in mente, probabilmente qui potrebbe chiederne Anastasia Salas, un'altra. Vediamo un third strongest in attimo. qualification with Questa è 25. una. She performed Però so questi well giri in. potrebbero essere dei giri su difficoltà, perché quello alla fine è un planche orizzontale in pianta. Quindi potrebbe anche dire chiedo i giri sul piede in planche, quindi sarebbe un ulteriore 0,20. Andiamo avanti. Sofia getting a silver medal. Rotolamento su equilibrio da 0,50. Guardate questo fermo immagine, perfetto l'equilibrio. L'equilibrio vale 0,50 e il rotolamento in teoria dovrebbe essere su due segmenti, quindi sul busto e poi sul braccio, ma è da 0,30. Ah, questo è un lancio fuori dal campo, teoricamente, perché lo lancio da dietro la testa, su una sforbiciatina dietro, quindi vorrebbe una maestria da 30, credo. Silver medal. Ripresa da 40, perché abbiamo le maestrie di ripresa sono maestrie da 0,40, quindi ripresa più due criteri. Andiamo indietro, qui partono i passi ritmici se non erro. Esatto, 0,30. Questa altra maestria di rotolamento ruotando parecchio anche fuori dal campo visivo, anche se effettivamente non so se considerare qui i due segmenti perché una maestria di rotolamento è data, cioè vale 0,30 e viene riconosciuta quando il cerchio va rotola su due segmenti. In questo caso, sì, effettivamente un segmento è il braccio, l'altro segmento è il busto. Discutibile, sicuramente da 0,20 la prende, da 0,30 non saprei, ma penso di sì, ecco, senza ombra di dubbio. Andiamo avanti. Passetti ci abbiamo già detti. Rischio, ecco, anche qui ha sbagliato dove di solito lo prende sotto durante la capovolta. Qui abbiamo visto che durante questo rischio fa un lancio senza mani fuori dal campo perché lo lancia con il piede. Dopodiché fa una rotazione a terra, quindi cambia l'asse, fa tre rotazioni in tutto. Vedete, cambia l'asse e poi riprende teoricamente fuori dal campo visivo sulla terza rotazione, che quindi ha ancora un altro valore aggiunto. In questo caso non ha, la ripresa non vale niente, nel senso che ha fatto le tre rotazioni e poi ha ripreso il cerchio. Comunque è un rischio importante. Andiamo avanti. Anche questo rotolamento in rovescio molto bello, anche questo notevole. Andiamo avanti. Ok, anche questa è una maestria 0,30 perché lancia su rotazione fuori dal campo, perché lancia il cerchio dietro la schiena saltando, girando. Ripresa anche questa, non ho mai capito se vuole rotolarlo proprio, fare un piccolo rimbalzo, comunque beh, poco cambia, sempre senza mani fuori campo, addirittura solo rotolamento. Bellissimi questi salti da 0,60 e questo da 0,50 con rischio, vedete lancia su salto, lancia tra l'altro obliquo, quindi 1,010 in più, tre rotazioni in tutto. Che quindi con il cambio di asse, perché da su passa a terra, ripresa senza mani fuori dal campo su rotazione con attraversamento tra l'altro, perché vedete che attraversa il cerchio, attraversa il corpo. Equilibrio da 0,40 perché sulla pianta vedete che non ha alzato il relevé e subito maestria bellissima che vale solo 20. Ecco, anche qui in dubbio se vuole due maestrie o un rischio, perché vedete, guardate. Allora, lancia,
No, 2 metri decisamente. Lancio da 0,30, ripresa da 0,40, assolutamente. Giri penché 1, 2 giri penché, quindi 40, e sono in pianta, quindi 40 più un altro 0,10, 0,50 di giro penché. Trasmissione, avete visto dal collo, dopo il giro dal collo al gomito, 0,30 di maestria, perché poi gira, esatto, con che facilità. 30 perché lancia senza l'aiuto delle mani su una difficoltà, un salto quello da 0,50. Sto descrivendo tutto, spero. Scherzo. E ripresa, la riguardiamo, guardiamo questo bellissimo lancio. Ripresa senza mani fuori dal campo su rotazione, quindi anche questa ripresa da 40. Questo è un rischio. Qui non proprio do. Sì, un po' non super pulita la ripresa, però chiaramente va super bene, assolutamente. Poi leggo i vostri commenti, anzi, scrivete che poi dopo vi leggo. Allora, lancio obliquo su rotazione, vedete che lancia mentre va, ok? Anche se. Non so se gliela darei fuori dal campo perché se guardiamo lo stop qui, vedete che lei lo sta guardando il cerchio, non è girata di qua, ok? Lancia e è perfettamente dritta, ok? Quindi sì, gli considero questa rotazione come rotazione del rischio, ma non gli posso dare il fuoricampo se sto qui a fargli le pulci, ecco. Quindi lancio obliquo già 1,010, rivediamo questo rischio. Lancio obliquo da 0,10, come 1, 2, 3 rotazioni, cambio di asse, ripresa fuori dal campo senza mani su rotazione. Attraversamento, mi. Andiamo avanti. Equilibrio fuetti da 0,50 con maestria da 30 di passaggio da un gomito all'altro. Ok, anche questa, guardate, mille cose di seguito. Abbiamo lancio. Una, due rotazioni, ripresa fuori dal campo, senza mai direttamente con i giri, tra l'altro, quindi un valore in più. E poi subito abbiamo un'altra maestria da 30 di trasmissione. Maestria da 30 e maestria da 40, con subito un'altra da 30 possibilmente. Andiamo a vedere. Eh sì. 3, ripresa da 40 perché ruotando riprendo senza mani, quindi girando sul gomito, poi subito ci infilo la testa, quindi altra maestria da 30. Lancio obliquo su cabriole 0,30 di maestria. Tutte le maestrie di lancio alto sono da 30. Se il lancio non è abbastanza alto si declassa e si passa a 0,20, ma comunque il lancio alto è sempre lo 0,30. Ripresa da 40 con i giri senza mani, bellissima questa qui. Questa maestria bellissima di trasmissione da un piede all'altro e il lancettino su difficoltà, quindi 30 più 20. Ups, torniamo indietro. Questa è una difficoltà da 40, eh? Lancio 1, 2 e 3. Ok? Quindi lancio obliquo, 3 rotazioni con in cambio d'asse, sempre ripresa super costosa perché abbiamo. Ripresa fuori dal campo, ripresa senza mani, direttamente con i giri su rotazione, quindi assolutamente super costosa, 0,40 solo di ripresa. E poi subito di nuovo ci attacca la maestria da 30 di trasmissione, cambio piede, eccolo qui. E poi rimanca un pezzettino alla fine. Però ecco, tante cose, tante tante cose. Allora, vediamo un po' cosa mi avete scritto qui. Ciao Marta, approfitto per farti anch'io i complimenti per la telecronaca. Ieri non ho visto molto, ma in generale sei pazzesca. Poi sei l'unica che pronuncia i nomi russi correttamente. Sì, qualcuno ultimamente mi mette un po' in crisi, devo dire, però ci provo. Ti ringrazio, Katia. Ieri in palestra la nostra allenatrice ci ha chiesto di fare i passi ritmici insieme a lei per un esercizio non di gara, ma per staccare un attimo. Ho imparato tantissimo, mi è piaciuto tantissimo. Oh, brava la tua allenatrice Anna, sono contenta che ti abbia fatto fare questo lavoro perché è importante ed è comunque interessante. Guardiamo Sofia dopo, certo. Ho visto i livelli gold nelle liste, ma sono disposti per età, com'è possibile? Non ho capito la tua domanda. Intanto saluto anche Miriam, ciao Miriam. Riprova a spiegarmi Aurora questa cosa. I livelli gold delle individualiste sono disposti per età, certo. Allora, Giorgia fa una domanda interessante. La vela che fa su un lancio da 0,30 è considerata come difficoltà? Sì, è
Esattamente, l'infilata è una difficoltà e la giudice che valuta le difficoltà di corpo dovrebbe segnare quello 0,10. Chiaramente non entra, le difficoltà massimo sono 9 e quindi sicuramente Anastasia come altre ha 9 difficoltà che valgono molto più di 0,10. Però se mettiamo caso uno inciampa e non fa un salto, può venire calcolata quella difficoltà. La difficoltà della vela, che anche se è solo 0,10, è comunque uno 0,10 in più, altrimenti viene scritta ma non considerata. Ok, andiamo avanti. Mi avete chiesto Sofia, se non sbaglio, sempre cerchio. Vediamo un attimino. No, mi sa che è ultima. Non vorrei dire una cavolata, ma era tra le ultime, sono sicura. Poi vediamo. Anzi, no, Sofia, però mi avete chiesto, se non sbaglio, le clavette. Vabbè, guardiamoci il cerchio di Sofia, che tanto ci piace. 0.95, but hang on a moment, won't you? Sofia Raffaelli has had an enormous impact since making her World Cup and senior international debut in Sofia. Fourth strongest qualifier, 23.9. Pazzesca, veramente, ogni volta che la vedo, pazzesca. Andiamo ad analizzare l'esercizio. Allora, sarà lunga qua perché fa mille cose, non che Salo se ne facesse poche, però. Allora, ciao Marta, una domanda che non c'entra nulla. Aspetta, no, partiamo da prima. Ok, allora, Carola, come mai Alex ha preso meno di Sofia che ha pasticciato un po' ieri? domanda dura questa. Allora, l'errore non è l'unica cosa che influisce in un esercizio. Sofia, per esempio, nel suo esercizio ha tantissimi giri sul relevé, ne fa veramente tanti. Ogni giro che fa vale tantissimi punti. Adesso lo vedremo con questo esercizio qui. Fare un giro planché fatto bene in pianta vale molto meno che fare un giro planché in relevé come lo fa Sofia, per esempio, ok? E poi dipende uno quante difficoltà nell'esercizio, anche quante penalità prende, perché Sofia è molto. Per esempio, sui salti è super corretta, quindi ha poche penalità anche di angoli, eccetera, eccetera. Non che Alex le abbia assolutamente, anzi a me piace tanto anche Alex, però ecco, era per dirvi, non considerate soltanto le perdite, ma anche altri fattori, anche i valori di base contano molto. E per questo facciamo queste dirette, anche per cercare di spiegarvi che cosa succede all'interno di un esercizio. Allora, Riccardo intanto mi scrive, faccio un off topic velocissimo. Ciao Marta, una domanda che non c'entra nulla. Non fai più, fai tutto bene su Playbox? Allora, Playbox si è trasferita su Spotify, quindi abbiamo dei podcast su Spotify, così sono anche più fruibili per voi. Non avrete la puntata fissa lunedì o mercoledì, ma quando volete vi potete ascoltare i podcast su Spotify. Vi dirò tutto la settimana prossima, assolutamente. O, sì, comunque nei prossimi giorni e quindi ci siamo trasferiti di là.
Grazie per la precisazione, comunque hai fatto bene a ricordarmelo. Allora, Anna scrive: ma se qualcuno ha un body che ha tre stracci messi a caso, è considerato come qualcosa di penalità o no? Dipende, ci sono delle regole. Non ci può essere, che ne so, la gonna a tutù o cose svolazzanti. È che queste regole spesso vengono un po' adesso mal interpretate, però teoricamente ci sono delle regole ben precise. Ciao Marti, faccio ritmica da molti anni, ma nonostante in gara arrivo sempre sul podio, rimango sempre in categoria D. Amore, non lo so, non so che dirti, questo dipende dalla tua insegnante, da come valuta la tua preparazione, ma tu non mollare. Sono i campionati streaming e la Coppa del Mondo di Tashkent, questa. Salva AD e rischi comunque facendosi convalidare gli stessi criteri o simili, che talento. Guarda, quello che volevo dire io, assolutamente d'accordo con il tuo punto di vista, ed è questa proprio anche una delle sue caratteristiche principali. Ho provato a vedere i livelli gold sul sito della federazione, ma sono per età, cioè non per livello come silver. Esatto. Se si passa a gold non siamo subito a livello di Sophie. No, certo, sono per età però, sì, esattamente. Oddio, nei salti un po' come Mira in passato ha qualche problema di keep. Nel senso, credo che i pivot siano il suo gruppo corporeo più forte, assolutamente. Però io sui suoi salti da 60 darei una keep da 0,10, per esempio. Ok? Mentre spesso le ginnaste che non hanno altri problemi di flessione, eccetera, eccetera, hanno penalità più grandi. Su di lei non darei una keep da 30, per esempio. Quindi già abbiamo una penalità da 10 anziché da 30. Insomma, cambia molto. Andiamo a vedere l'analisi. Ho tolto l'audio perché tanto non ha senso. Partiamo dall'inizio, subito con maestria da 30 di lancio, senza mani fuori dal campo, 0,30, ripresa da 40. Cioè questa ripresa da 40, che potrebbe riprendere anche solo così, e vale lo stesso, in realtà è difficilissima, quindi onore a lei. Sì, esatto, si inventa le AD, infatti Giulia è disperata. Andiamo avanti. Lancio, 2, 3. 4. Ok, queste sono 4 rotazioni in 0 secondi praticamente. Andiamo a vedere come le fa queste rotazioni. Lancio obliquo 0,10, 2, 3 e 4. Allora, lancio obliquo, 4 rotazioni con il cambio di asse, ripresa fuori dal campo visivo durante la rotazione. Altissimo. Allora, dopo ti spiego tutto. Anna, sì, ok, provo a salvare la diretta, ci penso. Ti penserò quando deciderò se salvarlo o meno. Andiamo avanti. Ok, equilibrio. Questo equilibrio è un po' sfuggito effettivamente. Infatti potrebbe tenere un periodo di più, altrimenti si prende una penalità per nulla. Equilibrio da 0,50 perché è un penché boucle in relevé. E sopra fa un giro fuori dal campo visivo. Quindi una maestria da 20 sull'equilibrio. Guardate, perché fa un giro sopra la gamba. Esatto. E altra maestria sulla rotazione, altro 0,20. Andiamo avanti, contiamoli. 1, 2, 3, 4. 4 giri pieni in relevé. Quindi se un giro ha 0,50 di valore di partenza, ok? 0,50 dobbiamo aggiungere 20, 70. Altri 20, 90. Altri 20, 1 punto e 10. Ragazzi, 1 punto e 10 giro. Capite quanto poco ci mette a fare 1 punto e 10, Sofia? È questo che spiega tante cose. Andiamo avanti. Ok, anche questa è una maestria e anche questa è una maestria. 30 più 40 di ripresa. Rotolamento da 30 e rotolamento da 30 più subito qui difficoltà da 0,50 sgambate a relevé. Non potrebbe richiedere l'originalità per la seconda di prima ripresa? Potrebbe, sì, effettivamente, ma anche se non so se è già stata fatta in passato, non te lo so dire. Allora, c'è possibilità che vada Sofia al posto di Milena o Alex? I giochi sono aperti, ovviamente, non possiamo sapere chi andrà, sarà la direttrice tecnica a decidere questo. Se riprende in rotazione, vale sia come criterio sia come rotazione del rischio? Esattamente sì, però non ci deve essere interruzioni fra le rotazioni prima e la sua ripresa, quindi deve essere continuativo, altrimenti non viene considerata la rotazione, ma i criteri di ripresa sì. Per me almeno una convocazione agli europei se la merita, sarebbe un crimine lasciarla a casa. È durissima, mettiamoci nei panni di Emanuele Maccarani. Non è semplice, vedremo. Maestria da 30, maestria da 40, easy proprio. Piccolo lancettino su difficoltà adesso, maestria da 20, difficoltà da 50. 3,
trasmissione, vedete, su rotazione, altro 0,30 di maestria, e qui contiamo quanti giri fa. 1, 2, 3, 3 giri in rilievo e presa dietro. Valore di base 0,30, 0,50, 0,70, altro 0,70. In più fai giri del cerchio sulla gamba sopra, 0,20 di maestria. Allora, che cos'è una keep? Una keep è una penalità che si può dare alle ginnaste se fanno i salti in due tempi. Quindi anziché avere un salto esplosivo, vediamo la ginnasta che è un po' basculante, ok? La si può dare da 0,10 se è poco poco basculante, 0,30 se è abbastanza basculante, 0,50 se proprio fa 1 e 2, come facevo io da piccola, diciamo. Quindi questa è la keep, se mi sono spiegata, se no ve lo rispiego. Andiamo avanti. Lancio, 2, 3, 4. Ok, anche qui 4 rotazioni. Lancio senza mani, fuori dal campo, lancio prillato. Cerchio gira sul suo asse. 4 rotazioni, cambio di asse, riprende, in teoria fuori dal campo su rotazione. Questo è un po' in dubbio perché comunque vediamo un attimo. 2, 3. Sì. Diciamo che si tende a dare questa ripresa quando si riprende veramente dietro. Sofia ha fatto un po' così, però può essere assolutamente data lo stesso. Questo bellissimo lancio maestria da 30 su una difficoltà che è un salto da 0,50, la jambe conflessione. Qui kip non ce n'è, per esempio. Ok, ripresa da 40 su questo giro in sgambata che consideriamo metà, ok? 180 gradi di giro, quindi 0,50. 50 e sì, mi sto confondendo. Sì. Quindi anche questa è una ripresa da 40. Se dico qualche cavolata, ditemelo, perché non è semplicissimo. Non so neanche il codice a portata di mano. Passi ritmici 0,30, altra ripresa da 40. Perché non ha fatto, perché durante il lancio non ha fatto criteri? Perché è comunque all'interno dei passi ritmici, quindi è concessa una sola maestria e quindi ha deciso sulla ripresa da 40. Bellissimo il rimbalzo che fa con le mani, super difficile tra l'altro. Solo a me pare poco la base da 30 per i giri in presa dietro, richiede molta flessibilità. Assolutamente, tra l'altro non capisco perché non ci sia una differenza fra giro bucle e giro teso, che sono due mondi paralleli. Vediamo questa. Ripresa da 0,40 su attraversamento su difficoltà con un salto da 0,60, altissimo valore. Altro lancio, 1, 2 e 3. Tre rotazioni, lancia senza mani, fuori dal campo, cambio di asse. Tutte queste che vi sto dicendo sono tutti criteri, quindi 0,10, 0,10 da aggiungere ogni volta. Ok, quindi tre rotazioni, cambio di asse, lancio senza mani, lancio fuori dal campo, ripresa senza mani, ripresa fuori dal campo, ripresa su rotazione. Avanti, maestria su una difficoltà da 50, punch in relevé e maestria perché sono giri senza mani. Quindi 0,20 di maestria più 0,50 di difficoltà. Maestria di trasmissione dal gomito alla testa, 0,30. 1, 2, 3. 3 rotazioni. Be bello il fermo immagine che ho fatto. 3 rotazioni, cambio di asse, ripresa. Senza mani, fuori dal campo, su rotazione e tra l'altro con un rimbalzo. La ripresa del rimbalzo può essere utilizzata come maestria. Adesso non vediamo quanto alto sia il rimbalzo, quindi eventualmente è 1,020 o 1,040 se è alto, perché questa è una ripresa. Andiamo, 1, 2, 3 e 4. Ok, 4 rotazioni, cambio di asse, ripresa anche qui su rotazione. Su rotazione, no, non è su rotazione perché non riprende fuori dal campo. La ripresa su rotazione si dà solo se si riprende fuori dal campo, altrimenti non si può dare il criterio di ripresa su rotazione, anche se la rovesciata viene comunque contata. Io credo che qui lei voglia riprendere sul rotolamento, anche se ha un po' le braccine chiuse, ma è una ripresa sul rotolamento, quindi comunque difficilissima. Andiamo avanti, maestria da 30. Maestria da 40 con il suo plongé, maestria da 30, maestria da 40, bella questo prillo finale delle gambe. È stata tosta, eh? Allora, come può valere di più un tilt pivot rispetto di un ring? So che dirti, tante cose mi chiedo, tante cose sono poco logiche.
Allora, non esiste il criterio lancio su rotazione? Sì, certo che esiste lancio su rotazione. Cioè, sui rischi no, nel senso che se tu lanci su rotazione, poi ti puoi prendere uno 0-10 perché di solito se uno lancia su rotazione lancia fuori dal campo, perché che lanci così in rovesciata, che lanci col piede, eccetera, eccetera, comunque ti prendi uno 0-10. Poi, non sapremo, forse il tilt richiede più forza per darsi a spinta iniziale e non c'è poi il supporto della mano che invece c'è nel giro pesa dietro. Allora, sicuramente il giro tilt per me è difficile, nel senso che io, per me era molto più facile l'anello che il tilt. Comunque, fa niente, vi lascio le vostre discussioni. Vi lascio le vostre discussioni, Samuel, qui i due esperti che litigano, non ci vogliono, tra moglie e marito non mettere il dito. Ok, allora a questo punto io andrei a vedermi le clavette di una delle gemelle perché me le avete chieste e quindi le volevo fare. Qualifications. Andiamo un po' a vedere. No, We vedere non mi ci start with interessa. Ekaterina Vedenieva. Eccola. Vi va bene la signorina Karina Quarina? Avarina of the Russian Federation Se non vi va bene, champion ditemelo with che the ball vi metto and Dina, Elka ma secondo me va Beaton bene are anche the Dina. club's top qualifier at 27. Aspetta che mi rispondete. Perché non voglio sbagliare che poi volevate Dina e io vi ho messo Rina. Però sono abbastanza equivalenti, ragazzi. Sono molto simili. Ma sto male. Non stiamo litigando. Sì, lo so che non state litigando. So che siete amici tutti, anzi. Qui sul mio canale c'è soltanto bella gente. Arina va benissimo. Date una penalità a Arina per la musica. Diamogliela, sono d'accordo. Guardiamoci l'esercizio intanto. 1.65, highest execution 8.85. Allora, rido perché intanto vi leggevo. Allora, dovete sapere che in questa gara, proprio in questa gara, non nelle finali, ma nel concorso generale, ero un artistico e avevo accanto una giudice del Kazakistan, se non sbaglio, e appunto giudicavo proprio le clavette. Quindi alla fine dell'esercizio, cioè, gli era venuto un punteggio molto basso, una penalità bassa di artistico, perché effettivamente comunque è un bellissimo esercizio, cioè è molto continuativo, eccetera. Io però avevo una priorità più alta e gli dissi: guarda, sono di parte, dico perché questa musica, tutti voi stranieri, pensate che sia una musica allegra di festa, in realtà è una canzone molto triste, molto seria, quindi non riesco mai a, diciamo, a gioire come voi dei sorrisi e della felicità della ginnasta che gareggia su questa musica come se fosse una musica di festa. Ho cercato di spiegarglielo, però dovremmo spiegarlo a ogni persona e poi con la casa di carta è diventato veramente un impossibile, quindi ormai tutti pensano che sia la canzone allegra per eccellenza, che noi balliamo tutti insieme alle feste, niente da fare. Ok, partiamo da capo. Vediamo un attimo. Eccola qui. Qui difficile, ragazzi, è tutto interpretabile, tutto quindi
Io vi dico come la penso io, così proprio molto sincera, molto free, e vediamo. Allora, però intanto, se l'attrezzo si muove quando è finita la musica, è penalità? Beh, certo, quando è finita la musica bisogna fermarsi. Se ci si continua a muovere, ti becchi mezzo punto di penalità. Quindi, finisce la musica, immobile. Andiamo a vedere da capo cosa succede. Allora, ok. Questa, per esempio, per me, il primo lancettino è un lancettino da 0,20. Easy. Ok? Poi andiamo avanti, 0,20, poi c'è subito un rischio, se non sbaglio. Vediamo un attimo, tacco, rischio, hop, 2, 3, 3. 3 rotazioni, quindi lancio senza mani fuori dal campo, cambio di asse, 3 rotazioni. Allora, ho visto in molte gare importanti in cui una delle speaker e molte ginnaste non avevano alcun tipo di espressione anche nonostante una canzone felice. Questo purtroppo non va bene. Zero rispetto per la storia della tradizione italiana sia da parte di Arina che della giuria a questo punto. Eh sì, le persone non sanno le parole, non capiscono, anche se dice, se nelle parole dice chiaramente dove vuole essere seppellito, questo ragazzo, ma non, probabilmente non è stata tradotta a dovere. E comunque, ripeto, secondo me la Casa di Carta ha molto amplificato questa cosa. Andiamo avanti. Maestria di rotolamento. Sì, più uno slide che un rotolamento, comunque 0,30. Andiamo avanti. Giro 1, 2, 3. 3 rotazioni, come Sofia. Quindi partiamo da 0,30, 0,50, 0,70 di difficoltà. Andiamo avanti. 1, 2, 2 salti da 0,60. Maestria da 30, maestria da 40. Maestria da. Questo non era proprio altissimo, vedete? Cioè, per essere considerato alto, deve essere due volte l'altezza della ginnasta. Vediamo un po'. Questo, ok. Questo è molto alto, vedete? Quindi 30-40 glielo do. Questo, ni. Probabilmente gli darei un 20-20, perché un lancio, secondo me, è un lancio medio. Beh, comunque è più facile l'esercizio fluido se si usano le stesse sequenze di AD dal 2017. Sì, qualcuna è veramente riutilizzata più e più volte. Maestria da 30, maestria da 40. Anche se qui, guardate, questa ripresa, hop, è una ripresa su equilibrio. Quindi dovrebbe essere un minimo mantenuto per essere proprio considerato equilibrio, ok? Perché è un equilibrio attitude avanti. Andiamo avanti. Maestria da 30, doppia clavetta. Maestria da 40 o da 20? Lo considerate alto questo lancio? Vediamo un po'. Questo sì, questo è alto, sì, dai. Maestria da 40, anche se dobbiamo prendere a terra. Vediamo un po'. Non ha preso proprio per terra, diciamo. Però 0,40. Andiamo avanti. 0,30, maestria. Maestria da 30 ancora. Maestria da 40, idem come Sofia ha fatto con il cerchio, la vediamo esattamente uguale alle clavette di Arina, ripresa su una difficoltà fuori dal campo, su rotazione tra l'altro pure, figurati. Andiamo avanti, 1, 2, 3, ok, 3 rotazioni, lancio di due clavette, 3 rotazioni sotto, come si chiama, cambio di asse, non altissimo questo rischio in realtà, perché io non vedo la ripresa fuori campo in questo senso. Perché prende esattamente qua, quindi non gli darei la ripresa fuori dal campo, di conseguenza non gli possiamo dare la ripresa in rotazione. Andiamo avanti. 30, 30 e 40. Ok, tutte le maestrie di giochino, quindi piccoli lancettini di due clavette insieme, occhio che la clavetta deve fare almeno 360 gradi di giro, valgono 30. La ripresa qui a terra, quindi 30 questa. 30 perché è di lancio, 40 di ripresa, 30 di nuovo, perché se non sbaglio entrambe le clavette fanno un giro intero, vediamo un po'.
Non so, sai, non si vede bene dal video. Non so se la clavetta sinistra effettivamente fa un giro completo, non credo. Allora, a quel punto non è niente. Difficoltà di equilibrio da 0,50 da 0,50. Nel primo equilibrio, secondo voi, staccare leve alto? Ni. Allora potremmo dire 0,40-0,50 in base a se R leve o meno. E poi abbiamo qui lancio, quindi la maestria sull'equilibrio, sul secondo equilibrio, tac, c'è la maestria di lancettino, 0,20 ovviamente perché è piccolo. È la terza volta che fa la stessa ripresa a terra. E non è solo lei, eh. Andiamo avanti. Ups, scusate, giro. Riguardiamo questa, maestria da 20, abbiamo detto, opla. 1, 2, 2. Qui, per me, loro molto simili il bucle dal teso. Io faccio fatica delle volte a distinguere, perché a me questo sembrava molto simile al primo giro che ha fatto. Vediamo un po'. Due giri comunque qui, quindi 1,050. Andiamo avanti. 30. E 40 con sgambata, quindi difficoltà da 50. Andiamo avanti, 30. Questa 40 gliela date? Ripresa fuori dal campo su rotazione? Ok. Questi sono i passi ritmici, credo. Sì, passi ritmici, un po' cortini. 30. Lancio da 0,30 su una difficoltà da 0,50. Andiamo avanti. Ripresa da 0,40, fuori dal campo su rotazione. 2, 3, 4. 4 rotazioni, cambio di asse, non c'è la ripresa su rotazione perché non riprende fuori dal campo ma riprende davanti, però abbiamo il lancio fuori campo perché da dietro e il lancio della clavetta piatta. Questo non so bene che cosa. Non si vede bene perché c'è il cambio di scena, comunque dovrebbe essere uno 0,20 di maestria, suppongo. Un lancettino piccolo al suolo, esatto. 2, 3. C'è un po' di interruzione qui, eh? Ok, lancio dietro, 1, 2 e 3. Ok, dovrebbero essere 3 rotazioni, anche se c'è un pochino di interruzione. 3 rotazioni, cambio di asse, ripresa e poi il lancettino altro 0,20. Vediamo, 1, 2, 3. Altre 3 rotazioni con il cambio d'asse, qui li possiamo dare ripresa su rotazione fuori dal campo perché appunto riprende dietro e abbiamo anche il lancio a cascata e una clavetta che gira su questo piano, quindi più criteri qua. La D durante i passi ritmici può contenere una BD? Pensavo di no. No, no, infatti, ma quella difficoltà lì è già fuori dai passi ritmici. Che durano veramente poco effettivamente, però quella maestria sul planche è già fuori dai passi. Arina penso l'unica che tenga bene l'equilibrio a bucle mentre lancia la clavetta dietro nella maestria. Di solito le ginnaste lanciano molto tardi, mentre non sono nella forma, assolutamente. Ora stiamo facendo veramente le pulci all'esercizio, ma chiaramente è una ginnasta di super livello. Andiamo, 0,30, 0,20 o 40, dipende quanto alto è. Altro 0,30 di lancio, questo non doveva essere proprio così, così non vale nulla, però ecco altra maestria qua. Allora, di solito il palleggio su difficoltà lo contano come criterio per maestria, dipende se maneggio su difficoltà, palleggio su difficoltà, dove? Fuori dal campo, senza mani, ci deve essere un altro criterio. Penso sia una con i dischi meglio eseguiti, di solito soprattutto con la palla sono fluidissimi. Sì, sulle clavette nì, devo dire. Analizzando preferisco altri attrezzi suoi, assolutamente. Assolutamente. Abbiamo fatto tardissimo, non tardi, tardissimo, ma mi va bene così. Quindi, già che ci sono, vi volevo dire una cosa. Eccomi intanto. Mi prende viso. Qui è attaccato alla porta, scusate. Chiacchiera interna. Comunque, intanto spero che vi sia piaciuto questo commento live degli esercizi che secondo me possiamo tenere di settimana in settimana, grazie al mio assistente. Vi devo dire una cosa prima di abbandonarvi, ok?
Palleggio non vuol dire senza mani. Beh, se lo fai senza mani è senza mani. Se no, non è senza mani. Se lo fai con la mano, non è senza mani. Easy, easy, così. Allora, praticamente, non so se ieri qualcuno me l'ha, mi ha già commentato. Allora, questa è la mascherina della Final Six. Intanto è strafiga. Anche se è un po' larga. Questa è un coprimascherina più che una mascherina. Ta-da! Ok. No, qualcuno di voi ha già notato questo. Questo è un mio progetto nuovissimo, ok? Che è online a partire da oggi. Guardate che carina. Questa è quella con l'infinito, ma ne ho un'infinità di varianti. Un'infinità. E vanno live, va online da oggi. Vedete, è comoda perché la mascherina rimane qui quando bevi, quando mangi, quando devi un attimo parlare, ok? E niente. Il sito si chiama Viso Shop, VYSO, quindi come viso ma con la Y, ed è un progetto tutto mio con altri miei soci, quindi una cosa molto bella. E quindi vi invito ad andare a vederlo. C'è anche la pagina Instagram già ed è una figata, ragazzi. Cioè, sono veramente fighissime. Poi, tra l'altro, si possono usare anche come collana, perché poi uno aggancia i due gancini tra sé ed è veramente, veramente figo. Quindi andate a dare un'occhiata perché è un mio nuovo progetto e sono molto felice. Detto ciò, quando me lo spieghi Aurora, brava, ti devo spiegare la cosa del gold. Facilissimo, il gold va per categorie di età, quindi è geniale, lo so che è geniale. Vai a vedere sul sito, vai, fatemi pubblicità, mettetemi like, qualcosa, dai, perché sono molto orgogliosa. E a parte Viso, bellissima catenina, appunto spiegando ad Aurora che il gold si fa per categorie di età. Quindi se tu hai l'età di Sofia, sarai nella categoria di Sofia, ma Sofia non fa il campionato gold, Sofia fa solo gli assoluti. Ho preso Sofia, per esempio, potrebbe essere qualsiasi altra ginnasta senior, però il gold è la massima, massimo livello che c'è e quindi è chiaro che ti vai a scontrare con le migliori, anche se appunto il campionato regionale e poi nazionale non ci sono le big 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 della nazionale perché fanno soltanto gli assoluti solitamente. Quindi questo è quanto, spero sia chiaro. Ok, detto ciò, niente che dire, è un'oretta che siamo insieme, sono molto contenta, sono molto felice con la mia catenina addosso, sono contenta che vi sia piaciuta e quindi vi ringrazio tantissimo, anzi adesso ve lo scrivo qui, dove andare a vedere. Così mi andate a seguire su Instagram, vi aspetto, mi raccomando. E niente, allora la prossima settimana facciamo un'altra live così, se siete d'accordo, perché secondo me è interessante, ci divertiamo. E quindi, bene, intanto grazie mille a voi per essere stati con me, in tanti, per esservi divertiti insieme a me con questa live. E ci vediamo molto, molto presto. Un abbraccione a tutti.